Laura e Frikian, una lunga carriera alle spalle, ricca di soddisfazioni e di successi, distribuita tra teatro, cinema, TV e poi tanto impegno sociale. Oggi è divisa tra Roma, tra la casa alle porte della città nella quale gentilmente ci ospita per questa intervista, e la sua amata Africa. Grazie per averci accolti e, volendo partire dai punti fermi della sua vita, quanto ha influito la formazione musicale di suo padre, violinista, direttore d'orchestra e compositore, nelle scelte artistiche che poi ha compiuto? Dunque, va premessa una cosa, che per motivi del tutto sconosciuti io sono l'unica in una famiglia di musicisti che non ha non solo orecchio musicale, ma non sono intonata. Mio padre, mio fratello, un marito, un figlio, tutti si occupano di musica. Quindi io non penso che il grande lavoro che ha fatto mio padre per la riscoperta di Vivaldi abbia influito sulla mia vita, perché la musica non ha mai contato, tra virgolette, nella mia vita. Però ha contato la figura di mio padre, l'impegno, l'entusiasmo, la grinta, il crederci, credere che c'erano tutti questi altri concerti che poi lui ha trovato a Torino. E il suo esempio di vita è stato fondamentale per la mia formazione. E poi anche l'esempio umano, perché quando io ho detto, ed ero molto piccola, avevo forse 8-9 anni, che avrei voluto fare l'attrice, non ha detto nulla, ha detto soltanto: sei proprio sicura che... Perché poi io facevo danza classica, disegnavo, dipingevo, insomma avevo molteplici interessi. E io ho detto sì. Allora lui mi ha posto dei paletti: farai l'esame di ammissione alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, che è la più seria che c'è oggi in Italia, parlo del 59, e dopodiché ti darò delle altre cose da fare, perché un'attrice ignorante è quanto di peggio possa esserci sulla faccia della terra. E con il suo aiuto, la sua intelligenza, la sua cultura, i suoi paletti, beh, ha fatto di me una persona di cui, insomma, non mi posso vergognare. Ecco. Che tipo di educazione e quali valori le ha trasmesso la sua famiglia? La mia famiglia è stata una famiglia molto comprensiva ma severissima. Io ricordo un episodio: io in seconda media, credo, portai a casa un brutto voto. E mio padre mi fece scrivere 500 volte su un quaderno, con il lavoro e con lo studio non si discute. Queste 500 volte hanno voluto dire molto per me, perché io ho capito che non si poteva giocare con il lavoro e con lo studio. Era una cosa che bisognava fare, cioè era nostro dovere primario. E quindi questa severità, contrariamente ad altri che l'hanno sentita come una cosa che obbliga, mi ha dato invece la spinta sempre a fare meglio. Stranamente, comunque, il mio carattere me lo ha permesso. Sono stata contenta di essere stata allevata da genitori severi, e sono stata anche con i miei figli abbastanza severa. Naturalmente, siccome era severo anche Gianni, cioè, la mamma in qualche modo doveva essere un po' più dolce, diciamo, è quello che ho cercato di fare, di bilanciare la severità di uno con una certa dolcezza dall'altra parte, però senza venir meno a questi che sono i principi: impegno, lavoro, parsimonia, educazione e studio.
Studia recitazione al Piccolo di Milano, fa l'annunciatrice Rai, inizia la carriera di attrice, tanto teatro, e il primo film che interpreta è Ercole alla conquista di Atlantide, pellicola del 61. Che cosa ricorda di quell'esperienza sul set? Beh, è stata un'esperienza a dir poco traumatizzante, tant'è che alla fine mi sono detta: ma tutte queste attrici che vogliono fare il cinema, ma non sanno quanto è faticoso. Perché allora non c'erano tutti gli effetti speciali che ci sono adesso, le varie cose che succedevano, i mostri, ecco, io per esempio che diventavo da donna, diventavo roccia, erano fatti con i metodi di Cinecittà di quegli anni, cioè mi mettevano per terra, mi hanno impapponata tutta con il gesso finché si era preso, poi hanno tolto la cosa, la forma, e mi hanno rimessa dentro una finta montagna di cartapesta e mi hanno praticamente gessata lì, e dalla mattina alla sera sono stata obbligata a stare in questa montagna, hanno chiuso le luci, pausa pranzo, tutti via, e lei fricchiando me e lì sulla montagna. È stato faticoso perché poi la mia parte era faticosa, era una principessa, ma siccome il regista Cottafavi già anticipava quello che è stato poi il western da ridere, quello che poi ha fatto Duccio Tessari, no? Quando arrivano i Titani, western che lo prendeva in giro un po', no? E allora questi pepli diventavano divertenti. Allora niente, io ero questa principessa che doveva essere uccisa, e invece non moriva mai perché arrivava sempre qualcuno a salvarla, ma però ero legata su un albero, poi legata su un cavallo e poi portata, insomma, una grande fatica è stata. E in quel film c'era un certo Jean-Marie Volonté? Facevano delle parti dei re di Grecia, c'era Volonté, c'era anche qualcun altro dei grandi dell'epoca, adesso magari non mi ricordo il nome, ma Jean-Marie infatti io l'avevo già conosciuto prima. Lei ha preso parte anche a molti sceneggiati televisivi, La Cittadella, David Copperfield, solo per citarne alcuni. Che tipo di ideale di donna era chiamata a impersonare? E se sì, quanto era distante lei come donna dai suoi personaggi? È una bella domanda, perché io avevo da 20 anni un'aria molto dolce, probabilmente ero anche una ragazza dolce e romantica come allora capitava. Avevo 20 anni e avevo, a detta di Maiano, un viso fotogenico e che stava bene, insomma, in televisione. Anche per quello poi la Maltagliati mi scelse per fare l'annunciatrice, che non era nelle mie intenzioni, però in quel momento al lavoro non si dice mai di no, e quindi ho fatto anche quello. I personaggi quindi che mi hanno dato sono sempre stati quelli di una ragazza fragile, dolce. Allora ho fatto in Rosella e i suoi cugini, facevo una ragazza dell'Alcott, malata di nostalgia, non so, forse una crisi depressiva, quindi tutti i cugini che la coccolavano così, e poi è guarita però per fortuna. Nella Cittadella invece è malata di polmoni. Quindi il dottor Manson, che io amo, fa operare, guarisce. E poi l'apoteosi è venuta con il Davide Copperfield, dove sono la moglie bambina, un po' sciocchina, ma tanto tanto cara, che per la gioia di Agnese muore finalmente all'ultima puntata, facendo però una bella scena in cui dice: Agnese, forse tu hai amato sempre Davide, te lo affido. E questi personaggi, invece che essere stucchevoli, non essere particolarmente amati, invece sono stati amatissimi dal pubblico. Io ancora ho degli ammiratori del Davide Copperfield, perché vai a capire. Certo che non erano esattamente quello che io ero nella vita. Io nella vita ero una ragazza che appunto era venuta su in maniera severa, una famiglia severa, una famiglia di intellettuali, e avevo delle idee precise. Ho cominciato con il teatro, volevo fare determinate cose. Certamente il mio fisico non mi permetteva di sognare di fare Medea, non me lo so, non l'ho sempre saputo, però
poi, cominciando con i Musicarelli, questo personaggio un po' dolce, così, non dico dolciastro, ma insomma dolce, me lo sono portato appresso, credo che me lo stia portando appresso perfino oggi. Siamo ancora nel 1961 con Canzonissima e l'anno dopo a Sanremo, che presenta con Tagliani e Ludovisi. Com'è cambiata negli anni, dal suo punto di vista, una kermesse che cerca sempre di rinnovarsi, volendo anche fare un confronto con le prime mitiche edizioni? Ma io credo che Sanremo invecchi, vada come il tempo, come le abitudini degli italiani. Prima era una cosa per quanti televisori in bianco e nero, non lo so, era in bianco e nero. Adesso sono abituati, il pubblico è abituato a cose enormi, ai film, alle serie di varietà televisivo, per cui chi più ne ha più ne metta. Mi pare che la canzone diventi non il perno, ma una cosa che si fa in mezzo a tante altre, gli ospiti, ai comici, tante altre cose. Mi pare uno spettacolo di musica, ripeto, siccome non è che amo la musica perché non la percepisco, e allora io non è che lo guardo sempre. Oltretutto capita sempre in febbraio, quando io sono in Africa, per cui almeno quello strazio mi è risparmiato. Quale passione, quale sentimento la lega all'Africa e quando nasce questo legame? Dunque, io nel 1992 andai a Malindi, come accade sempre nella vita, per puro caso. C'ero già stata due volte in Kenya, ma quell'anno avevo deciso con gli amici di andare a Cuba. Poi invece un mio amico, anzi il mio commercialista, mi disse: ma senti, io ho una casa a Malindi che adesso è chiusa, ha quattro stanze, quattro bagni, la piscina, tutto, vacci e stacci tutto il tempo che vuoi. Allora io ho detto ai miei amici: mi sembra che sia un'ottima proposta, andiamoci. Vabbè, sì, andiamo, dove? Africa. E il fatto di rimanere lì 15 giorni in una casa, quindi magari andando in giro, ho cominciato a capire che era una vita che mi piaceva moltissimo, perché era una vita di 50 anni prima, la spesa ancora al mercato con le sporte di paglia, e però la vivevo, i safari che ormai erano all'ordine del giorno, perché l'Africa non è Africa se non vai a vedere che cosa succede in questa specie di Eden rimasto miracolosamente, dove al posto i cani, lì sono i leoni, dove queste giraffe incredibili, insomma, era un mondo tutto da vedere, da scoprire, ed era affascinante, bellissimo, una natura straordinaria. I primi 10 anni però sono stati di disimpegno, così vivevo proprio questa situazione. Poi anche lì, del tutto casualmente, un giorno mi sono trovata a parlare col mio houseboy, che allora lì non vanno le cameriere, vanno i ragazzi a fare quello che noi facciamo fare alla donna di servizio, insomma. E parlando con lui, che parlava anche abbastanza bene l'italiano, perché è un pastore della Chiesa Battista del Calvario, ma doveva anche lui vivere, parlando con lui ha cominciato ad aprirsi un mondo diverso, dietro, che non si vede, che noi turisti non vediamo. Sta nelle capanne, noi buttiamo le caramelle ai bambini, perché caramella, poi loro si guastano i denti e non sanno come fare. Cioè, comunque, sono rimasta imprigionata in questi racconti che mi faceva Agostino. E allora io ho detto: Cristian, fammi vedere la tua casa. Diceva: io non ho una casa, ho una capanna. E quando sono andata a visitare il suo villaggio, che è il villaggio di tutti i vari cugini, non avevano l'acqua, vedevo delle taniche che le donne portavano, 25 litri in una famiglia, quanto ti deve durare? 2 giorni, 3 giorni? 2 bambini, un bambino che doveva nascere. Allora vi dovete lavare, dovete fare da mangiare, ma come fate? E comincia uno sbalordimento
da imbecille perché avrei potuto anche aprire gli occhi prima, ma il turista questa cosa non la percepisce. E allora ho cominciato a dire no, ma guarda, adesso deve nascere un altro, perché lui ha avuto poi 6 figli, li ho visti nascere praticamente tutti. L'ultima si chiama Lauretta e la sesta l'hanno fatta per me, giurandomi che non ne avrebbero fatti altri. E allora ho cominciato a costruire il primo pozzo per Agostino. Poi anche mia mamma è stata molto, mi ha spinto a fare queste cose. Ma sì, Laura, dai, se hanno bisogno facciamo qualcosa, abbiamo avuto tanto dalla vita, bisogna rendere quello che abbiamo avuto. E poi leggo sull'Africa tante cose, mi informo e piano piano nasce in me il disagio, il disappunto e la necessità di fare qualche cosa in assoluto, perché mi voglio far perdonare di appartenere a un mondo ricco, vecchio, insensibile. Mi basta vedere la Merkel con la Grecia, quello che ha fatto. Un mondo di gente che non mi interessa, non mi piace. Non mi piace questa gente così attaccata ai soldi, questa Europa che prima o poi crollerà. Non siamo certamente più nel Rinascimento, non ne nascono più i grandi artisti, nascono i bancari ormai. Io quindi ho cominciato a detestare l'Europa e ad amare invece il Kenya, come io altri posti in Africa ne ho visti, quelli del nord, Tunisia, Algeria, che sono ben diversi, quelli del sud, quelli equatoriali, diciamo, sono paesi diversi. E allora ho cominciato a darmi un grande fare. Poi mamma è morta e mi disse: io non voglio una tomba, mi fai cremare, però quello che ti lascio, fai case per questi giovani, fai case. E ho cominciato a fare case, ho fatte intanto 2, diciamo, e con tutto il disagio che avevano loro a vivere poi in una casa. Ma piano piano ho voluto che avessero tutto, ma non perché li voglia, ma tu li vuoi civilizzare. Ma che cavolata è questa, li vuoi civilizzare? Perché invece che mangiare la carne con la mano usano il coltello, è una cosa che, di civiltà, che non va toccata, li vogliamo sempre lì come l'immaginetta del povero nero? No, possono imparare a mangiare anche con forchetta e coltello, possono avere un bagno e farsi una doccia, possono fare anche cose, mantenendo intatte le loro tradizioni. Agostino è un pastore, la domenica legge la Bibbia, fa l'esorcista, fa quello che deve fare, cioè le sue tradizioni lui le mantiene, ma le mantiene non vivendo nella polvere, ma vivendo in una modesta casa che ho potuto regalargli, dove c'è un bagno che per fortuna è diventata la casa, la stanza più importante della casa. Tant'è vero che mamma Beatrice tiene le chiavi del bagno sempre legate, perché i bambini la mattina e la sera si mettono in fila indiana per fare la doccia in 2, uno lava l'altro, non si deve consumare l'acqua del pozzo, poi lei pulisce tutto e chiude, per il resto della giornata il bush va bene lo stesso. Insomma, questo è stato l'inizio. Da questo inizio poi piano piano, certo, poi ho cominciato a non avere io più denari, perché non sono una banca, e allora ho scoperto che si può chiedere agli amici: guarda, vado, datemi, li devo portare giù. E sono diventata, in questo io sono timida, poi che con i soldi ho anche un cattivo rapporto, sono diventata bravissima, ho fatto questa pagina su Facebook, molte amiche su Facebook rispondono. Perché poi io dico: guardate, se anche mi date 5 euro, non è che mi scandalizzi, io non voglio le grandi donazioni. Voglio poco tutti però, che tutti si sentano di fare qualche cosa per questo paese. E così allora ho fatto di tutto, faccio i mercatini solidali, le partite di burraco di beneficenza, dipingo piatti di legno e vendo anche i miei libri. Cioè sono disposta a tutto per portare in Africa sempre un sacchetto di soldi che permetta medicine per quelli che ne hanno bisogno, i 115 bambini in un asilo che questo mese di luglio non hanno mangiato, sono digiuni perché non vanno all'asilo, quindi non hanno diritto al pasto. E quindi insomma faccio delle cose che sono la solita goccia nel mare, ma che sono quelle che io vivo lì, perché vivo a Mambrù in mezzo a questa comunità,
e me ne occupo, insomma, come meglio posso. Dove si possono ottenere informazioni in merito alla sua attività? Io su Facebook ho messo 3 o 4 filmini quando vado a cercare un posto per l'acqua del terzo pozzo che ho fatto, dove sono all'asilo. La cosa su YouTube c'è, Riso e Fagioli l'abbiamo chiamata, perché con un'amica l'anno scorso, quando la stessa situazione si era presentata, non mangiavano, abbiamo detto che cosa si può fare in fretta. Con la cuoca è una signora che mette 4 pezzi di legno e sopra un, perché deve far da mangiare per 113 bambini, quindi fa riso e fagioli e va bene per loro. Poi noi abbiamo equilibrato un pochino la dieta con uova, con carne, e abbiamo detto noi ci prenderemo cura di questo asilo finché potremo, insomma. Io vado giù, volevo anche partire prima, ho avuto dei problemi, perché almeno il mese d'agosto mangino tranquilli, senza preoccuparsi. Dal punto di vista emozionale, che cosa prova guardando negli occhi quei bambini? Io, prima che loro mi domandino qualcosa con gli occhi, sono io con gli occhi che gli chiedo di che cosa hai bisogno. Poi si dedica alla scrittura. Com'è nata questa sua passione? Diciamo che tra le molteplici cose che facevo da ragazzina, dipingere, ballare, eccetera, sapevo anche scrivere. I miei temi erano sempre quelli letti in classe, così. Avevo proprio passione per scrivere, perché ho una natura abbastanza solitaria, quindi non perdendo tanto tempo in giro, stando da sola, che cosa fai? Non è che puoi far solitari. Scrivi, ti viene da scrivere, buttare giù dei pensieri. E quando avevo 17 anni, mio nonno armeno a Kop, che era stato prete, poi c'è tutto nel libro, morendo aveva lasciato un baule chiuso con la preghiera che nessuno lo aprisse. La storia di mio nonno è sempre stata misteriosa, e anche quello che abbiamo scoperto continua ad avere delle grandi lacune. Ma d'altra parte, chi fugge da un genocidio non ha, lo vedo in tanti altri ragazzi, donne, uomini della terza generazione di armeni, che non hanno mai sentito raccontare, perché il dolore di quello che hanno visto e subito è talmente grande che non lo possono dire. Questa è proprio una cosa quasi fisiologica, non riescono a parlare. Quindi mio nonno lascia questo baule e io mi domando, ma se il nonno voleva continuare a tenere il segreto su questa sua vita, su questa sua disavventura, su questa Armenia, che anch'io per anni non ho saputo che cos'era, ma avrebbe bruciato tutto, non lasciava le cose in un baule. Lui le ha lasciate sapendo che forse ci sarebbe stata una persona così curiosa da andare a vedere, e la persona curiosa sono stata io. In questo baule ho trovato la storia dei miei nonni, 66 lettere d'amore che si sono scambiati quando lui si chiamava, era ancora padre, armeno, padre Sukias, e lei era una giovane veneziana che veniva da una famiglia, anche di quella famiglia molto particolare, racconto nel libro. Letto di questo amore, e poi trovate altre cose, specialmente un medaglione con le due foto di nonno e lei, che lei ha regalato al nonno, ma che portava sempre al collo, aveva fatto incidere come l'olmo e l'edera, che nel linguaggio di allora, ma in quello di adesso, l'olmo è l'uomo al quale la donna si appoggia, e quindi in simbiosi crescono così. Io non sono proprio tantissimo d'accordo su questa cosa, tant'è che, come vede, sono sola, ma perché sono, non penso di dovermi aggrappare come un'edera a nessuno. Però è anche vero che nella mia vita ho avuto bisogno di un olmo, mio padre, per crescere ho avuto bisogno di un olmo, mio marito, quando ho avuto i figli, e tante volte sono stata edera, a seconda dei casi della vita diventi o forte in modo da essere di aiuto, oppure hai bisogno di appoggiarti a qualcuno. Però questa frase mi è sempre rimasta nel cervello, e una volta sentii dal Maurizio Costanzo Show che c'era
paese vicino ad Arezzo, dove Saverio Tutino, che era un intellettuale di sinistra, insomma, aveva fatto questa fondazione per raccogliere diari, epistolari e lettere, no? Sì, epistolari. E io allora ho scritto questo libro inserendo le lettere dei nonni, raccontando la storia della mia famiglia e l'ho mandato. E poi mi hanno scritto che tra i primi 10 ero arrivata io con quel libro, perché era abbastanza interessante, comunque curiosa la storia di questo fuggiasco che diventa prete, l'isola degli Armeni, la nonna che viene dalla Svevia, scappano con Napoleone, Venezia, insomma c'era tanto da raccontare. E io presi questo libro, pensai che l'avrei dedicato ai miei nipoti. Ci pensai parecchio però prima di pubblicarlo e poi lo pubblicai perché intanto i nipoti erano diventati cinque, avevo cinque nipoti e non volevo, la cosa principale che forse credo uno voglia quando è in vita è che non essere dimenticato quando è morto. Mi dispiacerebbe che qualcuno dei miei nipoti dicesse sì, la nonna Laura, qual è quella, chi è fa, chi è? No, voglio che mi conoscano, anche se sarò morta, voglio che mi conoscano e riconoscano. E così ho scritto come l'olmo Eledera. Poi naturalmente ci sono quelli che dicono, vabbè, ma tu hai finito con la separazione più o meno, ma il resto della tua vita? Com'è? Avrei avuto un'altra vita. E allora l'ho scritto, l'altra metà. Insieme, poi li ho messi insieme. È venuto fuori questo volume che si chiama La vita non ha età, perché mi sono accorta che sono molto più giovane adesso di quanto ero a 20 anni e che effettivamente è la vita che determina la tua età, non è l'anagrafe. In questo finale di libro parlo molto anche dell'Africa, di avventure, disavventure, gioie e dolori. Che di tutto viene amplificato, le gioie sono enormi, i dolori sono terribili, gli alberi sono i baobab e i giaguari sono i gattini. Ha in serbo nuovi progetti editoriali? Io ho in mente una cosa, perché quando sono andata a presentare questo libro, La vita non ha età, in un posto qui vicino, l'assessore alla cultura mi ha detto, ma dice Laura, ma è incredibile, io vedo che lei parla di De Sica, di Visconti, Pasolini, ha conosciuto mezzo mondo, il mondo che noi vorremmo conoscere, questa gente non c'è più, però ha lasciato un patrimonio, com'erano, chi erano, lei passa così sopra come una farfalla su queste cose qui, ma perché non approfondisce? E ecco, questo discorso un pochino ha navigato dentro di me e mi sono detta, vabbè, brevi incontri che ho fatto nella mia vita, interessanti, ma anche incontri non interessanti in modo particolare, ma strani, ma buffi. E sto raccogliendo un po' di questi incontri che ho fatto e vediamo. Non so, solo che veramente io qui faccio molta fatica a scrivere perché ho sempre tante cose, c'è il telefono che squilla e sono. Non riesco. Quando arrivo in Africa invece non c'è il giornale, non c'è il telefono, non c'è la televisione, non c'è niente a meno che non vada una sera al casinò, cosa che faccio, perché sia ben chiaro, non sono Madre Teresa di Calcutta, sono una donna normale che ogni tanto presa anche da momenti di sconforto, piglia, va al casino, mangia e gioca. Però lì la sera spesso resto a casa e alle 9 mi chiudo in casa e mi viene proprio anche lì, sento il rumore dell'oceano che arriva e quel rumore così è come una musica e mi viene voglia di scrivere e scrivo dei fogli, devo metterli in ordine. Scrivo cose. C'entra Gian Maria Volonté comunque tra i miei brevi incontri, perché è stato un uomo, è un attore assolutamente eccezionale.
Thank you.